Ciao a tutti. Tutti sentiamo parlare di rapala, che sono delle ottime esche artificiali e anche abbastanza costose, anzi direi molto costose, ma forse non tutti noi sanno che per far funzionare il rapala al meglio bisogna fare un nodo particolare, il nodo rapala. Adesso vi faccio vedere come si fa questo nodo rapala. Allora, anzitutto la rapala, un bel rapala magnum, e facciamo così, si fa un nodo semplicissimo. In questo modo. Adesso lo infiliamo l'altro capo del filo nell'anellino. Che è vivo sto pesce, sopravvivo. Allora, infiliamo l'altro capo del filo nell'anellino, se ci riesco. Ok, infilato nell'anellino, prendiamo su così. Ok, questo capo qui lo rinfiliamo nel nodino che abbiamo fatto prima, così. Facciamo, allunghiamo un pochettino, facciamo due o tre giri sulla lenza madre e lo rinfiliamo nel nostro nodino, sempre quello di prima, quello dell'inizio, così. Ecco, non so se si capisce bene, spero di sì. Ecco, una volta è tornato dentro nel nodo iniziale. Quindi si fa il nodino, si fa passare nell'anello, dopo si torna su, si fanno due o tre giri sulla lenza madre e si riporta dentro nel nodo iniziale. Tiriamo e zacchete, che il nostro nodo rapala è fatto. E questo tipo di nodo ci permetterà di far lavorare al meglio il nostro artificiale e di farci prendere anche qualche bel lucetto. Saluti da me, saluti dal signor Rapala e alla prossima. Ciao!